cosa nota che quando si parla di tutela dell'ambiente e di gestione del ciclo dei rifiuti il discorso rischia di naufragare proprio per effetto di una sorta di contrapposizione di carattere ideologico. Noi invece dobbiamo andare oltre questo tipo di approccio perché è quello là che non ci ha permesso di risolvere il problema in questi anni. Dobbiamo focalizzare l'aspetto sul piano economico. Sappiamo che tutto quello che gira attorno alla gestione dei rifiuti crea un'economia che fino ad oggi ha premiato solo ed esclusivamente chi voleva fare interessi. Allora, se ci ostiniamo a fare sempre le stesse scelte, è chiaro che ricorreranno sempre gli stessi errori. Cambiare l'approccio è il minimo. Abbiamo visto tutto quello che è successo in questi anni e negli ultimi mesi, in particolare con gli incendi che hanno interessato alcuni siti di stoccaggio. Sono frutto di organizzazioni fuori dall'Italia che stanno cambiando approccio. Si è parlato molto della Cina che ormai non prende più le plastiche. La Cina si sta organizzando dalla propria parte per cercare di migliorare anche da parte loro l'utilizzo della materia prima seconda e necessariamente non prende più le nostre plastiche cosiddette secondarie. Questo crea chiaramente non c'è più questo effetto cuscinetto e noi ci ritroviamo con questa crisi. Allora dobbiamo cominciare a investire sul miglioramento della qualità della raccolta differenziata, fare un altro tipo di investimenti che riguarda la chiusura del ciclo. Dobbiamo ragionare necessariamente, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede tutti i sistemi di gestione dei rifiuti che sono quelli che devono accompagnare la cosiddetta attuazione dell'economia circolare. Dobbiamo chiudere il cerchio realizzando e investendo sui rifiuti e nel particolare di realizzazione di impianti non più di trattamento intermedio ma di impianti di trattamento finale. Dobbiamo cercare di fare questo tipo di lavoro e dobbiamo investire tante energie. Sappiamo che con questi impianti non solo si riesce a chiudere il cerchio dei rifiuti, ma soprattutto si riesce a recuperare la materia prima seconda, si riesce a creare posti di lavoro, si riesce a creare economia sul territorio, si possono strutturare dei percorsi con le associazioni, si possono strutturare dei percorsi soprattutto con le università che sono molto molto avanti e c'è uno sviluppo continuo da questo punto di vista e lo dimostrano i dati e le fiere che per la maggiore si occupano di ambiente ci hanno dato come informazioni in questi mesi. Quindi questo è il futuro e su questo bisogna lavorare. Chi dice che le contrapposizioni sono di carattere ideologico come la questione dell'inceneritore dice il falso. L'inceneritore stanno chiudendo, lo sappiamo, sono ormai anni che si va in questo senso. Materiale che potrebbe essere indirizzato alla filiera del riciclo e creare posti di lavoro, che si vuole indirizzare verso gli inceneritori pensando che sia la soluzione per risolvere il ciclo dei rifiuti, è del tutto ormai fuori dal tempo, fuori dalla logica e fuori dall'economia soprattutto. Quindi lavorare per chiudere il cerchio dei rifiuti attraverso la piena attuazione dell'economia circolare è il futuro per garantire sostenibilità, lavoro e finalmente un ambiente vivibile.